Ciao ragazzi, sono felicissimo, festeggiamo 100.000 fan. Quindi innanzitutto grazie a tutti voi perché 100.000 fan è un risultato davvero straordinario. E solo grazie a un pubblico speciale come voi che ormai mi seguite da mesi, da anni magari, è qualcosa di veramente incredibile. Ora, tra poco iniziamo la diretta, aspettiamo ancora qualche decina di secondo affinché tutti possano iniziare a connettersi. Come sapete Facebook ci mette un pochino per notificare l'inizio di una diretta e quindi diamo il tempo alle persone di iniziare. E oggi vi parlerò di come ho raggiunto 100.000 fan sulla mia pagina Facebook. La cosa interessante veramente è che ho iniziato pochi mesi fa, la mia pagina era ferma, inutilizzata ormai da tanti anni e invece ho iniziato a lavorarci sopra, ma ve lo svelerò tra poco, quindi aspettiamo che le persone si connettano. E prima domanda innanzitutto è se mi sentite, quindi se mi sentite bene, gentilmente scrivete sì nei commenti, così sono sicuro che mi state sentendo e posso leggere qui nei commenti la vostra presenza. Vedo che ci sono già diverse persone connesse, bene bene, benvenute a tutti. E scrivete sì nei commenti così so che mi state sentendo bene. E nell'attesa, mentre si connettono altre persone, perché oggi parleremo di come ho raggiunto 100.000 fan su Facebook, magari iniziate a raccontarmi qualcosa di voi, da dove scrivete, di dove siete, di che città, di che provincia d'Italia, se siete italiani o fuori d'Italia. Magari ci sono anche tanti italiani all'estero, questo mi dicono le statistiche, ci sono italiani che sono magari in Sud America, italiani in Australia, italiani negli Stati Uniti. Ecco, scrivete nei commenti la vostra città o dove in questo momento siete, da dove state seguendo la diretta. E questa è veramente una festa un po' per tutti, perché è grazie al contributo di ognuno di voi se oggi possiamo festeggiare questo traguardo dei 100.000 fan. Quindi tra poco vi dirò l'elemento principale che mi ha portato a raggiungere questo numero, ed è un numero poi in crescita costante, quindi non è un qualcosa che è esploso tutto insieme, ma è la crescita costante, certamente un po' esponenziale, perché poi quando le cose iniziano a girare, girano sempre più velocemente, e oggi vi dirò proprio quell'elemento, perché si tratta di un elemento che ha fatto veramente la differenza nella mia pagina Facebook. Quindi, mentre si stanno connettendo tante persone, ciao, ciao a tutti ragazzi, Alessio, Claudio, Viviana, beh, ci sono alcune persone che mi seguono sempre a tutte le dirette, bene, bene, sono contento. Quindi dicevamo, scrivete sì se mi sentite e scrivete la città da cui mi state seguendo, in questo modo siamo tutti connessi. Bene, io direi che siamo abbastanza per iniziare, anche perché qualcuno magari mi vedrà in replay, quindi poi questo video rimarrà disponibile per tutte le persone, quindi do il benvenuto anche alle persone che mi seguiranno magari nei giorni, nelle settimane successive. Siamo nel 2017 e la cosa che vi voglio dire oggi è come ho raggiunto 100.000 fan su Facebook. E il segreto principale. Sarebbe bello avere la formula magica, ma non è una formula, è un segreto diverso dal solito, diverso da quello che magari ti aspetti in questo momento. Perché se ti dovessi dire in una sola parola qual è la cosa che ha fatto veramente la differenza, è questa. Sei pronto? Ve lo dico? Lo volete? Lo volete sì o no? Cliccate mi piace se lo volete. Ok, dai, cliccate mi piace se volete questa parola magica. Ok, allora, il segreto per avere 100.000 fan è, mi avvicino, l'energia. Sì, energia! Devi avere energia! Devi avere energia! Non puoi solo pensare di pianificare 4 post al giorno, 2 post al giorno per avere 100.000 fan. Devi mettere energia in quello che fai. L'energia è la cosa che ha fatto la differenza nel mio business e nella mia pagina Facebook. Cosa intendo per energia? Beh, pensaci, quando magari devi realizzare un progetto e tu sei innamorato di quel progetto, non vedi l'ora di raggiungerlo, ti svegli prima la mattina, fai tardi la sera perché stai dietro a quel progetto, perché ami una cosa e quando ami una cosa la porti a termine, ti dai da fare, non smetti mai di pensare a quella cosa. Bene, io in questo momento, da qualche mese, sono innamorato della mia pagina Facebook, ma non della mia pagina, sembra una cosa di ego. No, no, di quello che attraverso la mia pagina posso fare per te che mi stai ascoltando adesso.
attraverso i miei video posso fare la differenza nella vita delle persone, attraverso le mie immagini, attraverso le citazioni posso aiutare le persone a riflettere sulla propria vita e magari dargli quell'input per cambiare la propria vita. Come al solito siamo nell'idea del business trascendentale, quindi non quello solo di aiutare le persone, ma proprio avere un impatto nel mondo. E attraverso 100.000 fan, attraverso la possibilità di raggiungere, e questi sono i dati di queste ultime settimane, 500.000 persone ogni settimana. 500.000 persone ogni settimana. Sono 2 milioni di persone al mese e siamo ancora all'inizio. Siamo ancora all'inizio. Un'azienda normale, una persona, un personaggio pubblico, per avere un pubblico di 2 milioni di persone, beh, dovrebbe andare in prima serata su una TV nazionale. Dovrebbe andare sulla Rai, su Canale 5, sono questi i numeri di cui parliamo. E farlo attraverso un mezzo come Facebook, che oggi è utilizzato da tutti, dai ragazzi, dai giovani, dagli adulti, dalle persone, dagli imprenditori, dagli uomini, dalle donne, non c'è distinzione. E tu puoi avere un pubblico enorme grazie a una strategia, chiaro, concreta, perché poi la strategia e un po' di pianificazione ci stanno sempre. Ma se non metti l'energia in quel piano, il piano non funzionerà. Conosco tantissime persone, sia di marketing, esperti che non, che hanno la loro strategia, hanno letto un libro e hanno visto, hanno fatto un corso, hanno visto che devono fare un po' di post al giorno, devono condividere le loro immagini, devono mettere un po' di personalità nella loro fanpage. Beh, non funziona. Non funziona perché non basta fare questo. Magari l'hai già provato, o magari hai una pagina pubblica, un profilo privato dove tu posti le cose, dove scrivi e nessuno ti segue. Magari ti commentano, sì, ti cliccano like, ma non crescono i numeri, non c'è questa esponenzialità. Ed è stato così per me, perché io per anni ho raggiunto 60.000 fan, dopodiché mi sono fermato. È stato già difficile raggiungere i primi 60.000, poi ho proprio smesso di utilizzare la mia pagina, ma per anni ho ricominciato 2 mesi fa a lavorare sulla mia fanpage, a riempirla di contenuti, a dare valore. Quindi qual è la differenza? Che una pagina dove non c'è energia non cresce. Se ci dai buoni contenuti, se ci metti buoni contenuti, funziona certamente, ma non cresce con questi numeri, non cresce magari di 500, 1000 fan al giorno, non raggiungi 2 milioni di persone ogni mese, no. E ci penso anch'io, perché come molte persone che utilizzano in maniera professionale la propria fanpage, esistono dei software che ti permettono magari di schedulare in anticipo le immagini da pubblicare, quindi tu prepari magari in un giorno 10 immagini, ne metti in pubblicazione 2 al giorno, Facebook stesso te lo consente di programmare un post e aspetti che a fine settimana arrivino i fan. Beh, non arrivano i fan. Quello che succede invece è che se accanto a questa pianificazione strategica, che è comunque importante, ci metti energia. E quindi a me, ti dico quello che succede a me, perché è questa l'energia che intendo. Ho in mente una cosa, prendo e la scrivo. Sono in un bel posto, faccio una foto e la pubblico. Ho una nuova idea, la condivido con i miei fan. Sono in dubbio tra magari il titolo di un libro, una copertina, posto le copertine dei libri e mi faccio aiutare dalle mie persone. Ma non è una cosa pianificata, non è una roba programmata, non fa neanche parte della strategia. È proprio che in quel momento sento il desiderio di condividere con voi, con le persone che mi seguono, magari quell'idea, quel progetto, quella grafica, quella copertina. Come facciamo tutti i giorni magari su WhatsApp? Sono sicuro che anche tu hai una chat WhatsApp dove comunichi non solo con i tuoi amici singolarmente, ma magari hai dei gruppi. Io ho decine di gruppi WhatsApp nei miei vari business, le mie varie attività, e c'è sempre una condivisione continua di idee, di pensieri, di immagini. Beh, immagina di farlo con 100.000 persone. Immagina di poter chiedere aiuto a 100.000 persone. Io veramente ogni tanto vi chiedo aiuto, ho bisogno di capire delle cose, magari mi faccio aiutare, le condivido con voi. È per questo che è nato Facebook. Facebook ha raggiunto più di 1 miliardo di persone, oggi le statistiche, i numeri dicono 1 miliardo e 200 milioni di persone, perché c'è condivisione, non perché c'è strategia. Non è una strategia, Facebook stesso è nato non per strategia, ma la condivisione magari all'interno di un'università. Quindi il mio invito è quello di
utilizzare anche tu Facebook per condividere le tue cose, quindi da un lato ok la strategia, quindi magari pubblicare più spesso, se pubblichi magari solo una volta a settimana, una volta al giorno, oggi è considerato poco. Perché? Perché Facebook non ti permette di raggiungere tutte le persone che ti seguono. Su 100.000 fan, tendenzialmente il raggiungimento medio di un singolo post è 5.000, 6.000, 8.000 persone, 10.000 persone, quelle che vengono più condivise, con più like. Quindi parliamo di un 5-10% dei tuoi attuali fan. Quindi quello che puoi fare è o spendi in pubblicità e quindi fai il boost del post, quindi sponsorizzi i tuoi post per raggiungere più persone, per raggiungere tutti i tuoi fan, oppure pubblichi più cose al giorno, perché magari i 5.000 della mattina non sono i 5.000 dell'ora di pranzo, non sono i 5.000 delle 6 e non sono i 5.000 delle 21. Ecco che magari con 4 immagini diverse hai raggiunto 20.000 persone o comunque il 20% del tuo target. Questa è una strategia, una pianificazione che puoi fare. Più contenuti metti su Facebook e maggiore è il numero di persone che puoi raggiungere. Puoi farlo 4 volte, 6 volte, magari senza esagerare che poi diventa troppo. Però il concetto è che si deve trattare di materiali di valore. Si deve trattare di materiali di valore. E questa è un po' la base di tutto, no? Io, lo sai, mi occupo dal 2002 di ebook. Che tipo di ebook? Lo sapete, ebook per la formazione, no? Avete mai letto uno dei nostri ebook, gli ebook di Bruno Editore? Anzi, già che ci siete, scrivete nei commenti quale ebook di Bruno Editore avete letto. Se avete letto uno dei miei libri, uno dei nostri autori, e magari anche in che modo ha cambiato la vostra vita. Perché sappiamo che abbiamo aiutato 1,5 milioni di persone magari a cambiare vita, a risolvere un problema, a risolvere una qualche questione, con un libro, con un manuale. Perché ti può aiutare magari nella comunicazione, nell'autostima, nella vendita, nella motivazione, a raggiungere una libertà finanziaria. Quindi tutto questo mi ha permesso di capire che i libri con dei contenuti, quindi i contenuti dei libri possono aiutare le persone, possono cambiare vita alle persone, possono avere un impatto nel mondo. Bene, allo stesso modo oggi Facebook, che è la tecnologia più forte, più veloce, più grande che esiste al mondo, ti permette di condividere i contenuti, anche fossero solo una foto, una citazione, un breve video, con milioni di persone. E quindi puoi avere un impatto nel mondo. E questo è veramente ciò che fa la differenza. Però lo devi fare con energia, devi credere in un progetto, perché se non sei innamorato di questo progetto, lo fai per una settimana, pubblichi tutti i giorni e poi ti stufi. Quante volte hai iniziato una cosa all'inizio, grande motivazione, e poi ti stufi? Pensa alla palestra, le palestre vivono di abbonamenti scaduti, di abbonamenti che le persone fanno, abbonamento annuale, fai un mese e poi non ci vai più. Perché? Perché perdi motivazione. Magari all'inizio eri molto motivato, volevi fare le cose, avevi una visione, un progetto, fai un mese e ti stanchi. Se non sei innamorato della cosa che stai facendo, può durare un mese, 2 mesi, 6 mesi, ma poi la interromperai. Invece qui la costanza è la chiave che fa la differenza. E portare avanti un progetto per un anno, 2 anni, 10 anni, portare avanti un progetto come quello dell'editoria digitale dal 2002 ad oggi, sono 15 anni che fanno la differenza, non è quello che faccio oggi. Oggi ho delle competenze che ho preso in 15 anni, questo non vuol dire che non lo puoi fare anche tu puoi farlo, anche tu puoi avere 100.000 fan su Facebook. Devi sapere di cosa sei esperto, devi costruire il tuo brand, il tuo posizionamento, devi magari scrivere il tuo libro, insomma ti posso aiutare anche in questo. Però la questione è, qualsiasi cosa fai, falla con energia. Falla con energia. Intanto vedo che state scrivendo, ok, avete letto un sacco di libri, mi fa piacere, metteteli in pratica. Ogni libro che leggete, mettetelo in pratica. Io ricordo la prima volta che ho letto il libro di Anthony Robbins, Come migliorare il proprio stato mentale, fisico e finanziario. Beh, l'ho riletto tutti i giorni per 30 giorni. Tutti i giorni, tutto il libro, 500 pagine, e tutti i giorni facevo gli esercizi. Riscrivevo i miei valori, i miei obiettivi, quello che vedevo da qui a un anno, da qui a 5 anni, da qui a 10 anni. Perché se fai gli esercizi ti cambia la vita, veramente. Devi agire. L'azione è ciò che fa la differenza. Se non hai una pagina Facebook, inizia ad aprirla oggi. Inizia ad aprirla oggi perché magari da qui a un anno hai anche tu 100.000 fan. Perché io negli ultimi 2 mesi ho fatto più di 40.000 fan. Quindi puoi farlo anche tu. E non è questione di essere Giacomo Bruno. Giacomo Bruno è diventato la persona che è.
non solo nei 15 anni, ok, di esperienza come editore, ma sono ripartito da zero con la mia pagina Facebook. Quindi se fai dei buoni contenuti, hai visto i video che sto facendo, le Bruno Live, le clip in cui veramente posso dare il mio contributo al mondo. Magari in 3 minuti posso darti quel consiglio che ti fa riflettere, ti fa prendere quella decisione e può cambiarti la vita. E tu puoi fare la stessa cosa con il tuo pubblico, nel tuo settore. Pensa se ognuno di voi fa questa cosa, ognuno di voi fa un video, un libro, qualche materiale fatto bene, ovviamente, parliamo di qualità di contenuti. Ma se già siete 100.000 e ognuno fa un solo video, wow, potete arrivare a 1 milione, 5 milioni, 10 milioni di persone in un attimo, in un attimo. Quindi il mio invito è quello di darsi da fare, produrre materiale di qualità e non solo quantità. Quindi se dovete fare 4 post al giorno, beh, fate 4 post significativi, coerenti con la persona che siete, coerenti con il vostro settore, con il vostro pubblico. Il pubblico vi deve apprezzare per qualcosa, quindi non è che potete solo mettere le solite citazioni che mettono tutte, ma siate coerenti in un determinato settore. Parlate solo di successo se vi occupate di questo. Magari siete esperti di public speaking e allora potete dare tanti consigli su come parlare in pubblico, su come superare le paure, su come ancorarsi al successo. Cioè cercate la vostra nicchia, cerca la tua nicchia e spingi quella nicchia. Diventa l'esperto di quella nicchia, scrivi un libro su quella nicchia. Fai un corso di marketing per capire come fare questo. Quindi fai quello che c'è da fare, ma con l'obiettivo ben in testa, con la visione ben in testa di aiutare le persone e vedrai che le persone ti seguiranno in maniera massiccia. Ti dicevo prima dell'energia, perché intendo proprio l'idea che l'energia è vitale, l'energia è il successo. L'energia è, ok, ho in mente una cosa, via, la posto. Non cose stupide e banali, ma cose comunque intelligenti, con criterio. Oggi Facebook è invaso da contenuti di veramente di scarso livello. Persone che ci devono far sapere quando sono al supermercato, quando sono in bagno, quando fanno le cose meno interessanti possibili per loro e per noi. Pensa sempre a ciò che le persone, che il tuo pubblico ha interesse di vedere, di sapere. No, e non ha voglia di sapere quando vai al bagno. No, credimi, non ce l'ha, sei d'accordo o no? Quindi non pubblicare cose banali, pubblica cose con significato, con valore per le persone che ti seguono. Ok, siete d'accordo? Scrivetemelo nei commenti, fate le vostre domande, scrivete i commenti che vi rispondo adesso, vi rispondo più tardi, dopo la diretta, non vi preoccupate. E intanto leggo, ok, ciao a tutti ragazzi, siamo diventati tantissimi, ma una delle cose che voglio che capiate veramente bene è che Facebook è un amplificatore. Facebook è un amplificatore. Se oggi siete persone buone, bene, Facebook vi aiuterà a essere buone con più persone, amplificherà il vostro messaggio. Se siete persone cattive, maliziose, invidiose, beh, Facebook amplificherà questa invidia e vi tornerà tutto indietro, credetemi. Quindi è come il denaro, e il denaro è l'amplificatore per eccellenza. E il mio amico Alfio dice, se oggi sgommi con l'appunto, bene, quando hai soldi continuerai a sgommare ma sarai in Ferrari. Quindi non cambierà nulla, non cambierà la personalità. Ma se sei una personalità forte, interessante, di valore, se hai dei contenuti da dare, se sei di valore, io lo so che tu hai contenuti da dare, lo so che hai grande valore, devi solo tirarlo fuori se ancora non l'hai tirato fuori. Dentro ognuno di noi c'è un diamante, molte persone sanno che mi riconoscono la capacità di vedere il diamante in ognuno di voi, di riconoscere il diamante nelle persone, vedere qual è il loro talento, in cosa sono esperti, da lì l'editoria, la casa editrice, aiutare le persone a scrivere un libro su ciò di cui sono esperti, di cui hanno talenti. E lo puoi fare anche tu, lo puoi fare anche tu, magari scrivilo, non nei commenti, scrivilo su un foglio di carta, penna, sul tuo computer, dove vuoi, ma in cosa sei esperto, in cosa sei appassionato, quali sono i tuoi hobby. Perché da lì puoi trovare un qualcosa, un argomento interessante da condividere su Facebook. E allora Facebook diventerà l'amplificatore delle tue passioni e sarà un amore, un piacere, una grande energia scrivere su Facebook. E le persone ti seguiranno e seguiranno la tua energia. Sempre, sempre, per tutta la vita. Oggi Facebook è il media più grande che esiste, vale più di una TV. Una singola persona può raggiungere veramente 1 milione, 2 milioni, 5 milioni di persone. E se all'inizio hai pochi fan, ok, con un minimo investimento in pubblicità, Facebook ti permette comunque di raggiungere centinaia di migliaia di persone.
Con 100 euro raggiungi 100.000 persone. Questa è un po' la media oggi dei costi attuali di Facebook. 100.000 persone, non avresti altro modo di raggiungerlo. L'altro giorno parlavo con un mio amico che ha una concessionaria di pubblicità su cartelloni. Mamma mia, i cartelloni pubblicitari. È incredibile che abbiano ancora un mercato. Gli ho detto, cosa mi dai per 100 euro? Mi ha detto, guarda, per 1.000 euro non ti do neanche la stampa del cartellone perché ci costa di più. Altro che appendere, farli, portarli in giro per Roma. No, 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 no. Con Facebook 100 euro aggiungi 100.000 persone. 100.000. Piuttosto che ho un altro amico che fa il produttore televisivo. Produttore televisivo, hanno fatto un film spettacolare sull'argomento della violenza sulle donne, proprio contro il femminicidio, contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare le persone. E hanno speso qualcosa come 500.000 di euro. E parliamo comunque di una cifra bassissima per il cinema, un film a tutti gli effetti fatto benissimo. Bene, ma immagina una videoclip magari di 3 minuti contro il femminicidio, sparata su Facebook con 500.000 euro di budget. Tu raggiungi 500 milioni di persone. 500 milioni. Nessun film al cinema raggiunge 500 milioni di persone, capisci? È una roba incredibile. Con lo stesso budget puoi raggiungere un pubblico enorme. Puoi raggiungere ogni italiano, 50 milioni di italiani, 10 volte. Quel messaggio sarebbe entrato in testa a tutti. Non nelle sale cinematografiche, magari con 1.000, 2.000, 10.000 persone, ma 500 milioni, mezzo miliardo di persone. Ma è così che funziona il mondo. L'altro giorno, no, qualche mese fa ormai, mi ero interessato alla difesa personale e ho deciso di fare un corso di difesa personale. Ho studiato un po' le varie arti, ho già un passato nel karate, nel pugilato, e volevo approfondire il Krav Maga, che è l'arte dell'esercito israeliano, un'arte di combattimento molto dura, molto tosta, ma anche molto efficace. E ho cominciato a vedere dei video su YouTube. Mi sono innamorato del maestro, mi sono innamorato di quest'arte, avrei cambiato città per seguire questi maestri che ho iniziato a seguire, perché mi sono innamorato delle tecniche e della persona che me l'ha insegnata, ovviamente, perché poi lo reputi il massimo esperto, perché è quello che te l'ha insegnata. E poi che succede? Che da lì un semplice appassionato è diventato un cliente, perché poi ho iniziato a fare un corso di Krav Maga e quindi, come dire, ho tirato fuori i miei soldi per farlo. E così oggi funziona il mondo: su YouTube, su Facebook, un video può trasformare un semplice curioso, una semplice persona interessata in un cliente. Questo può cambiare la vita, alla tua attività, al tuo business, che tu sia un imprenditore, un professionista, un dipendente o qualcuno che parte semplicemente da zero. Bene, puoi cambiare vita grazie a tutto questo, grazie ai social media, grazie a Facebook, grazie a YouTube. Ma quello che devi fare è mettere passione in quello che fai, metterci energia e lavorare con i social. Non ci sono altre strategie. Ti dico solo che anche tu puoi farlo, anche tu puoi avere 100.000 fan su Facebook e darti veramente da fare. Anzi, scrivetemi se avete già utilizzato Facebook Ads, se utilizzate dei social network, se utilizzate Twitter, Facebook, YouTube. Scrivetemelo qui nei commenti, così vi posso leggere, ok? Intanto vi leggo un attimo. Sì, assolutamente, Facebook è il numero uno, non ci stanno dubbi su questo. Non ci stanno dubbi. YouTube è sicuramente molto valido, i video sono funzionali. Pensa a Fedez, che ha raggiunto più di 400 milioni di visualizzazioni delle sue canzoni, dei suoi video su YouTube. Altro che Sanremo, altro che Sanremo. Sanremo è il palco più ambito dai cantanti e il massimo che raggiunge sono 12 milioni di persone nella serata finale. Non sono i 400 milioni di YouTube di un singolo cantante. Quindi capisci che il mondo è veramente cambiato ed è il momento di approfittarne, è il momento di capire come funziona, ed è importante. Ok, se vi piace questo argomento, condividetelo sul vostro profilo, magari potete coinvolgere i vostri amici, o magari il modo per attirare più persone proprio nel vostro profilo Facebook. Condividete i miei video, non c'è problema, le persone vedranno il video, magari iniziano a seguire anche le vostre pagine, poi iniziate a produrre i vostri, ma già se iniziate a condividere del materiale di qualità sulla vostra pagina, le persone vi seguiranno per seguire questo materiale. Magari non conoscono ancora me, ma conoscono voi, o magari si appassionano a quello che fate, alla direzione che avete preso. Quindi clicca sul tasto condividi per far sapere a più persone possibili tutto questo, ok? Bene, e una cosa importante è che i fan non li puoi comprare.
Esistono un sacco di siti dove puoi comprare fan fasulli, che sono semplicemente dei profili falsi creati in India, creati in tutto il mondo, dove sono dei robot, quindi profili fasulli, vi mettono i like, hai una pagina piena di like con zero interazioni. Non ha senso, anzi abbassa l'engagement su Facebook e Facebook arriva anche a penalizzare. Quindi una cosa da non fare mai è comprarvi i fan. Al massimo potete però investire nei contenuti, quindi se tu fai un bel video e lo sponsorizzi, quel video arriva a più persone e ci saranno persone che inizieranno a seguirti. Questa è una cosa che assolutamente si può fare, va fatta se hai un budget, ma parliamo anche di 10 euro al giorno. Se tu prendi un'immagine bella, carina, che vedi magari che è una di quelle già cliccano, che condividono, e ci aggiungi 10 euro di pubblicità, magari arriva a 10.000 persone in più. Quindi inizi ad aumentare un po' il tuo pubblico. Questa è una cosa assolutamente che si può fare. Questi sono alcuni dei falsi miti, no? Un mio amico ha visto che stavo crescendo velocemente, ha detto: ah, te li stai comprando. No, non li puoi comprare, non li devi comprare, anzi è assolutamente deleterio comprarsi fan, ma investi sui contenuti. Quindi crea contenuti di qualità e magari sponsorizzi quelli, se hai un budget da destinare al tuo marketing. Ok? Sì, dove posso imparare queste cose? Dove potete imparare queste cose? Non ci sono molti corsi in Italia, ma semplicemente perché non ci sono molte persone in Italia che hanno più di 100.000 fan, che hanno una crescita così veloce. Ne conosco veramente pochi, parliamo di una... sì, no? Delle dita di una mano. Sono poche le persone e, anzi, quando vedi corsi che ti insegnano come investire su Facebook, come usare Facebook nei social media, vai a vedere se la persona che te lo insegna è coerente, perché se ha 1.000 fan forse c'è qualcosa che non funziona. Come al solito, la coerenza è la base di tutto. Come sai, anche il mio corso, il mio master in marketing informativo, nasce dalla mia esperienza come imprenditore. Nasce dai 15 anni di esperienza in Bruno Editore e da come un ebook si è trasformato in uno strumento anche da dare gratis per portare poi le persone a formarsi e magari portarle a un corso di formazione, magari approfondire. E nel marketing informativo si parla di... puoi vendere qualsiasi cosa. Se sei un imprenditore venderai i prodotti, se sei un consulente, se sei un professionista magari venderai i tuoi servizi, le tue consulenze, il coaching. Se sei qualcuno che ha un business che è fuori da internet va bene lo stesso, perché prenderai l'appuntamento con persone qualificate. Se sei un agente immobiliare, se sei un networker, quindi poter portare le persone da internet, che è la fonte oggi primaria di dove sono le persone, di dove puoi trovare traffico, di dove puoi trovare persone interessate al tuo business, alla tua attività, bene, le puoi portare poi nel tuo mondo reale. Questo è importante. Ora, penso di avervi dato abbastanza spunti. Il mio invito è quello di costruire la tua pagina fan, se ancora non l'hai fatta, di iniziare a produrre materiale di qualità e mettici energia. Metti energia in quello che fai, metti energia nelle cose che scrivi, metti energia se fai dei video e inizia a lavorarci, perché saranno magari i primi 100 fan, poi diventeranno 1.000, poi diventeranno 10.000 e un giorno saranno 100.000, assolutamente. Se vuoi diminuire di 10 volte, se vuoi velocizzare di 10 volte questo percorso, adesso ti lascio con un video, con la presentazione del Master in Marketing Informativo, nel quale potrai vedere cosa facciamo, come lavoriamo e in che modo posso aiutare te, la tua attività, il tuo business a essere rilanciato o a semplicemente a partire da zero, se ancora non hai uno ben definito, e addirittura a creare delle nuove idee per partire da zero, ma in maniera intelligente, quindi con un business magari ben liquido, digitale, basato su prodotti digitali dove hai margini magari più alti, o semplicemente se hai un'attività non digitale, come automatizzarla in modo che tu possa sganciarti dalla tua stessa attività e occuparti più del marketing che non di stare dentro l'azienda a litigare con i dipendenti, a litigare con il fisco e via dicendo. Quindi ti aiuterò veramente a ricominciare a dormire la notte, perché da imprenditore so che quando le cose magari non vanno come si vorrebbe si comincia a avere l'insonnia, non si dorme la notte, c'è la testa piena di pensieri. Bene, nel Master in Marketing Informativo ti spiego esattamente come rilanciare il tuo business o come partire da zero in maniera intelligente. Quindi se ti è piaciuto questo video, clicca il mi piace, condividilo con più persone possibili, perché magari è l'inizio dei tuoi nuovi fan su Facebook. E adesso ti lascio al video e alla presentazione del Master in Marketing Informativo. E se sarai con noi, ci vediamo in aula. Ciao!